La cooperazione funziona perché si basa su valori più profondi del semplice profitto a tutti i costi. Infatti mette al centro la persona, le famiglie, i loro bisogni. Cooperare, lavorare insieme e promuovere azioni su temi sociali quali il razzismo, la povertà, l'ambiente ci permette di avere un maggiore impatto e una maggiore efficacia. La cooperazione funziona perché porta a raggiungere obiettivi comuni rispettando le attenzioni e i bisogni del singolo. Tutti i soggetti coinvolti danno il loro apporto, permettendo così il raggiungimento di risultati migliori rispetto al lavoro individuale. È lo strumento fondamentale che deve stare alla base di qualsiasi processo costruttivo o risolutivo. Permette a tante persone con piccole possibilità ma con grandi idee di unirsi. L'elemento che deve essere sempre presente e ben chiaro è l'obiettivo da raggiungere e il modo migliore per attuarlo. Un solo punto di vista è per definizione limitato. Questo lo vedo tutti i giorni nella mia vita da ricercatrice, in quanto la cooperazione tra ricercatori e dunque lo scambio di idee permette alla scienza di progredire. Ora che mi sto affacciando al mondo del lavoro, credo che la cooperazione possa partire anche da come ci si pone l'un l'altro, con un atteggiamento di disponibilità reciproca e volontà ad aiutarsi, in modo tale che insieme si possano risolvere anche problematiche più complesse.